che è un passo dall'oro olimpico. Manca solo il cinese Haibin Teng e poi sarà forse oro ancora una volta per Marius Daniel Urzica, il romeno. Ecco che l'atleta inizia il suo esercizio con dei mulinelli, sta lavorando sempre con dei mulinelli sulla maniglia dell'attrezzo. Molto originale questo passaggio, molto ben eseguito. Grande controllo del proprio corpo. Anche questo atleta cinese lavora con grande dinamismo su tutto il suo esercizio. Ancora mulinelli per lui sulla maniglia dell'attrezzo per eseguire ora il lavoro pendolare al centro dell'attrezzo. Ancora mulinelli per lui sulle due maniglie, sicuramente ora eseguirà l'uscita. Grande esercizio. E attenzione, bravo questo atleta cinese che, ricordiamolo, ha vinto il campionato del mondo del 2003 proprio in questa specialità, primo anche a squadre, quarto nel 2002 sempre del campionato del mondo nella specialità a cavallo con maniglie, primo nella Coppa del Mondo del 2003 sempre nel cavallo con maniglie. Da ricordare, nato il 2 gennaio del 1985, 1,56 per 48 kg, è importantissima la votazione perché forse abbiamo nuovamente, si conferma nuovamente oro Urzica, ma manca la votazione di Teng. Diciamo che anche questa è un'ottima prestazione ai livelli di Urzica, la giuria deciderà. Attenzione, di sentite conseguenza. Mormorio in sala, chiuderemo poi, però prima dobbiamo sapere cos'è accaduto qui, se Urzica, il romeno, è ancora campione, ancora un oro olimpico, vediamo, è oro! E oro per Haibin Teng, incredibile, è una giornata...